è venuta a presentare il suo film Volare, il titolo è la sua prima regia, Margherita Bui. Volare, oh. Allora, eccoti, sei in promozione, sono vai. In promozione. Con sì. Questo, ma è il tuo primo film come regia, ho detto esatto? Sì, sì, è il mio primo film, sì, sì, è il mio primo film, è una storia mia e quindi l'ho scritta, ci ho messo tanto tempo e quando c'è stato il momento di dire, vabbè, adesso chi la gira questa cosa, ho detto, boh, la giro io, così, ho detto... Ti sei lanciata. Mi sono buttata in un'avventura diversa. Tu di solito sei sempre frenata sì. in tutto quello sì, che bravo. Fai, la tua vita. Sono impazzita. Il lavoro, insomma, sì. tu sei sempre defilata, diciamo defilata. Sì. E poi c'è l'impegno del lavoro, naturalmente. Sì, sì, sì. Però... No, però mi sentivo... Pronta, ti sentivi che pronta. Mi andava anche di fare una cosa diversa, che mi andava anche di rischiare qualcosa nella vita. Io sono una che rischia sempre molto poco. Però in questo caso era veramente una cosa mia, appunto scritta, ci siamo tanto divertiti a scriverla, tanto c'è tanto di me e quindi era difficile poi separarsi da una cosa così. Secondo me hai fatto bene, Margherita. Nel senso che poi comunque tu hai avuto tantissimo, credo che tu sia una delle attrici in assoluto premiate, vabbè, hai però... fatto film d'autore, beh insomma la tua sì, carriera è una carriera stellare se vogliamo dirlo, grazie. Lo so, posso dirlo? Sì, magari. Dai, lo sì, so sì, no, no, ma io ogni tanto penso di essere, poi sai il giorno dopo pensi di essere una nullità, sì, beh, però insomma mi fa piacere, oggi questa domenica mi sento... È così però, così. È così e credo che quello che dico io è tutto quello che pensa anche il pubblico, grazie. Per cui arrivati... No, ma... Arrivati a un certo punto è anche bello rischiare. Sì, sì. A questo proposito io voglio mandare un filmato e un omaggio per te. Grazie. Amore. Grazie. Prego. Oddio. Vincitrice del Davide di Donatello 1999, Margherita Bui. Margherita Bui! Era destino. Benedetto il giorno che t'ho incontrato. Margherita Bui! Che fai adesso? Cinema. Ah, con chi? Io, me stessa e me. Margherita Bui mi ricorda ancora quando abbiamo fatto Le Fate Ignoranti. Per me è una delle più grandi attrici che abbiamo in Italia. Sono un po' più complicata delle cose che trasmetto attraverso la faccia, eccetera. No, ma ragazzi, io sono pazza di te, Margherita. Io una come te non l'ho mai... Eppure ne vengono qua, Ma io una... Allora, lei guarda il filmato, i suoi premi, si imbarazza, se sente male, gli prendono le caldane. Cioè, gli prendo... Suda. Ferzan dice una delle attrici più brave e lei si gira dall'altra parte perché non vuole manco sentire questa roba. Che bello, questo montaggio stupendo, vabbè. Fossero grazie, tutte veramente come grazie, te, fossero tutte come te, perché proprio tu voli coi piedi per terra, però voli, ma coi piedi per terra. Sì, molto. Vabbè, è un po' un mio limite anche, nel senso che ogni tanto uno si potrebbe anche un po', non so, tranquillizzare, stare un po' per... Ma io sono sì, sempre molto però terrena. Se ti è andata, molto bene fino adesso, sì. Vuol dire che va bene come va sei. Va bene così, sono fatta così. Però mi emoziono anche perché non mi rendo conto, a parte tante cose che ho fatto, tanta vita passata per questo lavoro, tanta. Anche tua figlia adesso fa l'attrice. Anche mia figlia. Ed è brava e bella. Molto, è molto brava e spero che mi stia vedendo. Sta in treno, però ha detto che metteva il telefonino in modo da vedere. E allora c'è un filmato che riguarda voi due, che farà piacere sicuramente a Caterina. Eccola. Eccola qua. Vediamo Caterina, perché adesso poi diciamo dove. Vediamo il filmato, sì.
penso che un sogno così ospite che mi dice facciamo questo film che si chiamava Le fate ignoranti, e io dico sì, molto volentieri, ma sono incinta. Poi d'improvviso venivo dal... Come la chiamo questa bambina? Caterina, spero che poi entri almeno in una scuola, che sia l'accademia, certo, che sia centro sperimentale, insomma che abbia un tempo che deve dedicare a, veramente, a una crescita sua nel suo lavoro. Volare. Senti, ho preso una decisione molto importante. Ti voglio accompagnare in America. Ancora? Sì. Ma perché ti sei fissata? Perché io voglio volare, voglio diventare una persona normale. Se tu mi aiuti, magari io ci riesco. Tu hai paura. Devi accettarlo. E poi non l'hai fatto per il film. Figurati se lo fai per me. No, no, io non lo accetto. Io non lo posso accettare. E poi non fare paragoni stupidi. Tu sei la cosa più importante della mia vita. Adesso, effettivamente, adesso, tra un po', effettivamente è così. Sì, è così. Quando lei ti ha detto mamma voglio fare l'attrice? Che... Panico. 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 Anche perché lei aveva già fatto 3 anni di università in Inghilterra, quindi pensavo che, insomma, in qualche modo questa cosa, questo problema non sarebbe più... Cioè, tu cosa avresti voluto che strada? No, lei è molto brava, per esempio, nella scrittura. Lei scrive benissimo, ha una facilità nel proprio non scrivere e inventarsi cose. Quindi lei aveva fatto un'università che in qualche modo si avvicinava, certo, allo spettacolo, però era più appunto legata alla scrittura, alla sceneggiatura, ad altre cose, a una storia del cinema. È tornata, 3 anni, si è laureata, mamma voglio fare l'attrice, quindi ho detto porca miseria. Ma come, avevamo detto di no, vabbè, va bene. Allora poi gli ho detto, come ho detto anche in questa cosa, però non è che fai l'attrice, adesso ti butti in un set, fai provini, fai le cose, no. Devi fare una cosa fatta bene, devi riuscire a entrare o al centro sperimentale o all'Accademia Nazionale, la Silvio D'Amico, quello che ho fatto anche io. Certo. A cui... E lei è riuscita veramente veramente da sola, io non sapevo neanche che fosse mia figlia perché si chiama Caterina De Angelis, ed è riuscita a entrare in Accademia, che già è una cosa enorme perché veramente si presentano milioni di persone, e quindi adesso sta lì e sta studiando. Però sta le piace anche lavorando, perché lei l'ha chiamata lavorando. Anche Carlo Gordone, sì. No? Vita da Carlo. Esatto, dove è bravissima, te lo devo dire. A parte che la serie è irresistibile. No, infatti... Carlo, un bacio da tutti. Bravissima. Un bacio da tutti. Però è davvero... strano che io ho iniziato con Carlo, lei ha iniziato con Carlo. Cioè, comunque è una strana e bella cosa questa, molto. E lei c'è anche in Volare. C'è anche in Volare. Perché appunto, come dico sempre, mi è venuta un'ideona, siccome c'era la figlia della protagonista, ho detto, boh, chissà chi la faccio fare, magari prendo mia figlia, ho detto, vabbè. Senti, ma è tutto vero, tu hai paura dell'aereo, paura di volare, perché io sono così, Sì, un macello. Però tu forse lo prendi un pochino. Io lo prendo, ti racconto un episodio velocemente per farti capire. Io stavo da poche settimane con mio marito e lui dice... ti porto a Parigi, e io dico, io però ho paura dell'aereo, no, andiamo a Parigi, non ti preoccupare. Io avevo qualche tempo prima avevo avuto un volo spaventoso su Parigi con dei vuoti d'aria terribili, io avevo detto non vado mai più a Parigi perché ero rimasta scioccata. Comunque l'amore era l'inizio, io parto e arriviamo in aereo. Come salgo in aereo, lo steward dice, ah no, l'avenir no. Mio marito lo guarda e dice, ma cos'è? Ci mettiamo seduti, si arriva vicino a me, questo signore, questo bel ragazzo si alza la giacca e c'erano delle cicatrici così di unghie e dice a me, Los Angeles 1997, ammazza, cioè quello era un volo Roma-Los Angeles, lui se lo ricordava, io ho avuto un attacco di panico terribile, mi sono aggrappata a sto poveretto qua e aveva tutte le cicatrici così. Mio marito ha detto sto con una matta, capito, ti puoi immaginare. Scendi, però subito. Insomma, ecco, per farti capire, poi, quando mi hanno detto Margherita fa un film sulla paura, io però lo prendo lo stesso. Infatti no. Cioè, io pure, se capita lo devo prendere, lo prendo, certo, però... Hai fatto anche tu quella roba finta dove fanno quel... Il simulatore. Ho fatto tutto, so tutto dell'aereo, io potenzialmente lo potrei anche pilotare, perché per quanto so, perché insomma, la paura va anche sconfitta proprio con
la conoscenza, no? Cioè tu conosci il perché di alcune cose, dovresti, diciamo, ipoteticamente non avere più paura. Quindi io so tutto, i rumori, le cose. Però, cioè, non, secondo me uno non può saper fare tutto. Cioè, magari volare non è proprio il mio, capito? Ma no. Tu lo prendi l'aereo? Ma sì, lo prendo. Cioè, devi superare questo. E nel film cosa? Abbiamo mandato il trailer? No, lo mando il trailer. Vabbè, quello era un po'... Ah no, il trailer. No, non l'abbiamo mandato, non l'abbiamo mandato. Non l'abbiamo non mandato. L'abbiamo. Abbiamo mandato quello di prima con sì. Tua figlia, dove c'era un pezzettino del film. Mandiamo invece il trailer, volare. Volare. Perché devo avere paura dell'aereo? Ma perché? Non sono riuscita a prendere l'aereo per la Corea. Dov'è la mia attrice? Cosa è successo? Sai che vado in Corea? Cosa? Vado a fare il film di Kikyu Bok. Mi hanno ripescata. Da dove? Da Stanford. Perché non me l'hai detto prima? Perché sta in California. Mi accompagna papà, abbiamo già organizzato tutto. Nemmeno la paura dell'aereo sono riuscita a trasmetterti. Che delusione! Faremo di tutto per sconfiggere le vostre paure. I'm on my way back home. Comanda, scusate, ma stiamo precipitando, L'aereo non mi piace, ma non è pericoloso. Sto per prendere l'aereo, papà. Perché io voglio volare. Voglio diventare una persona normale. Devi trovarti un uomo. Ma no, ma perché, poverino? Poverino. Allora, Margherita, il film è uscito il 22, come sì. Sta andando? Bene, sta andando bene? Piano, sì, sì, perché, non so, ma si ride moltissimo, la gente si diverte. Io sono veramente, cioè, siccome sto andando anche in molte sale, vedo anche gli umori, le cose. Sì, mi hanno dicono, detto che eri... Sì, sto andando un sacco di... stravolta. Però vabbè, è un lavoro nuovo e quindi comporta anche nuove cose. E la gente proprio si diverte, io sono felice, perché cioè, per me fare divertire... Sì, cioè non è un film che... però è c'è molta ironia, c'è molta... E sono felice che questa ironia sia stata, insomma, accolta. Cioè, tu gente. Vai, cioè, pensa che brava. Cioè, lei, prima regia, si fa il giro d'Italia. Infatti Italia. Tu eri a Torino, no? Sì, sì. Va a Torino, presenta Italia. Il film, poi rimane in sala e cerca di capire... E poi faccio il dibattito dopo. Le reazioni sì. Col pubblico e poi il dibattito. Però per ora è andato tutto bene, cioè, perché magari tirano le cose addosso, non so. Che schifo questo film. E no, invece no, è stato no, accolto invece, molto bene. Invece la gente si diverte, sono veramente felice. Adesso dove andrai dopo? Domani vado a Perugia, poi vado a Pisa, poi vado a Udine... Poi vado. Allora, forse non tornerò mai più, cioè, però. Una domanda stupida. Prendi l'aereo? Ma no, perché è un giro che non si può, capito? Prendere l'aereo non si può. Noi andremo Grazie. Al cinema e come dico sempre, dobbiamo sostenere, viva il cinema italiano! E andremo a vedere il film di Margherita Bui, Volare. Grazie, grazie Margherita. Ciao, grazie grazie mille. Di essere venuta. Grazie, grazie mille, grazie. Volare, volare! Volare. Ci vediamo volando domenica prossima qui a Domenica I. Grazie a tutti, grazie per averci seguiti. Voa!